Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del Team Bleach e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Mil, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Mil su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo Give a Car to Friend da fare in due. Ragazzi, quali sono i requisiti per fare questo glitch? Allora, prima cosa, abbiamo bisogno di un amico. Questo amico deve avere il com e l'auto che vuole passarci. Noi dovremmo avere il com e all'interno del com dovremmo avere una faggio, ragazzi. Allora, qui siamo in una sessione solo invidi, ragazzi, però non possiamo cominciare a fare il glitch. Allora, un altro requisito fondamentale per fare il glitch: noi che andremo a ricevere la macchina dobbiamo venire da cambia personaggio. Ciò significa che andremo in cambia personaggio e un nostro amico ci invierà un invito alla sessione, ci manderà un giochiamo insieme e entreremo nella sessione del nostro amico. Come state vedendo a schermo, è arrivato il messaggio di giochiamo insieme, andiamo ad accettare e rientreremo nella sessione. Non è importante se partiamo da quella sessione, possiamo anche partire da una pubblica, l'importante è che noi entriamo nella sessione dal cambia personaggio. Però c'è anche chi lo fa da una pubblica, almeno io e Centurion l'abbiamo fatto così. Poi ragazzi, se non vi riesce, non cazzi vostri, insomma, fate come vi pare. Noi l'abbiamo fatto così e funziona una bomba, poi fate voi. Quindi tornate in sessione, adesso andiamo a tornare in sessione, ragazzi, e una volta che sarete tornati in sessione, mi raccomando, fate in modo magari di avere respawn dentro al bunker quando fate il glitch, almeno non avete nessun problema nello spostamento, insomma. E quando siete nel vostro bunker, andate ad invitare chi vi sta passando il veicolo, ragazzi. Quindi ora andremo ad invitare Centurion, che io vorrei di grazie a Centurion che mi ha dato una mano per far video, regà, però non glielo dico perché è in suo merito. No, scherzo ragazzi, scherzo, dai, ringrazio Centurion per avermi dato una mano a fare il video. Quindi andiamo nel nostro com, ragazzi, e tiriamo fuori il nostro Vespino, intanto che il nostro amico entra nel bunker. Mi raccomando ragazzi, la Vespa che andremo ad utilizzare deve provenire dal centro operativo mobile, non fate che la prendete da un altro garage a cazzo e poi provate a far glitch. No, la Vespa deve provenire dal centro operativo mobile. Quindi una volta qui, ragazzi, che cosa dovete fare? Andate vicino al centro operativo mobile, aspettate che vi compare la freccettina in alto a sinistra, ragazzi. Adesso andremo a vedere, e a questo punto, ragazzi, il vostro amico sale con voi e voi che cosa dovete fare? Diventare presidenti, e una volta che siete diventati presidenti dovete invitare il vostro amico. Vi dovrete dare un timing, un 1 2 3, oppure 3 2 1, fate come cazzo vi pare. Io qui ho messo 0 1 2 3, e dovrete schiacciare insieme al termine di quel conteggio. Dopodiché voi che starete facendo il glitch dovete schiacciare freccia destra come avete visto a schermo e rimarrete frizzati. A questo punto il vostro amico che cosa dovrà fare, che è con voi sul Vespino, come vedete la zoomata, questa è la schermata dell'amico, ragazzi,
quindi andrà in un'attività e andrà ad avviare l'attività, ragazzi, fino ad aspettare il conteggio. Quando avrà il conteggio 1 di 4, 2 di 4, 2 di 3, di quanti cazzo siete, insomma, noi andremo ad unirci, ragazzi, noi che stiamo facendo il glitch andremo ad unirci al nostro amico. Quindi dopodiché possiamo prendere e uscire dal bunker, ragazzi. Noi potremo uscire tranquillamente, il nostro amico, come adesso andrete a vedere a schermo, non potrà uscire tranquillamente, ma dovrà diventare Motorcycle Club, ragazzi. Però comunque sia, una volta diventato Motorcycle, uscirà tranquillamente dal bunker. Quindi a questo punto, ragazzi, il vostro amico che cosa dovrà fare? Adesso passeremo direttamente sulla schermata dell'amico. A questo punto il nostro amico dovrà entrare nel suo bunker. Allora, alcune persone, ragazzi, lo fanno anche con il centro operativo fuori, però per comodità, siccome avevamo lo stesso bunker, l'abbiamo fatto entrare direttamente nel bunker. Centurion è entrato nel bunker, insomma, ha fatto direttamente così e funziona ugualmente, ragazzi. Quindi andiamo ad aspettare che comunque il nostro amico che ci sta aiutando entri nel bunker. Una volta entrato nel bunker, che cosa andrà a fare? Entrerà nel centro operativo mobile e dovrà riavviare un'altra volta l'attività, ragazzi. Sì, alcuni dicono che rimane, ma non è così, perché quando entrate dentro al centro operativo mobile, l'attività scompare, la dovete riavviare. E qui anche stesso procedimento, quando sentirà il conteggio, ragazzi, quando vedrà il conteggio, il nostro amico ci invierà un invito dentro il centro operativo mobile e noi dovremo fare questa procedura che avete appena visto. Aprite il telefonino, ragazzi, doppio tasto PS, andate in party e fate un partecipa a sessione. Quando aprite il telefonino, ragazzi, vi dovete posizionare sull'ultimo click del messaggio. Mi raccomando, fate bene attenzione, riguardate il video, io non l'ho messo in rallenti, però si capisce abbastanza bene. E dovete prendere e dovete semplicemente schiacciare X, ragazzi, con il messaggio di entrata dentro al centro operativo mobile. Quindi aprite il messaggio, vi mettete sul messaggio, fate un partecipa a sessione. Quando il vostro amico vi manda il messaggio, significa che già siete pronti per fare il glitch. Fate il partecipa a sessione e sempre X a manetta, ragazzi, e come avete visto spawnerete dentro al centro operativo mobile. Se non lo fa, ragazzi, come è successo a me in live, basterà ripetere il passaggio e il glitch funzionerà tranquillamente. Scusate, ragazzi. Detto questo, non ho veramente nient'altro da aggiungere, il glitch è facilissimo, mi raccomando, approfittatene. Un saluto, al prossimo video.